perché devo avere paura dell'aereo? Ma perché? Non sono riuscita a prendere l'aereo per la Corea. Dov'è la mia attrice? Cos'è successo? Sai che vado in Corea? Cosa? Vado a fare il film di Kikyu Bok. Tutto bene? Tutto bene un cazzo, vai a vedere quando c'è il prossimo volo per Seoul. Mi hai sputtanato, di la verità. Mi hanno ripescata. Da dove? Da Stanford. Perché non me l'hai detto prima? Perché sta in California. Mi accompagna papà, abbiamo già organizzato tutto. Nemmeno la paura dell'aereo sono riuscita a trasmetterti. Che delusione! Faremo di tutto per sconfiggere le vostre paure. Io tengo proprio terrore dell'aereo. Stai in aria perché è fatto per volare. Lui sì, poi no però. I'm on my way back home. Comandante, scusate, ma stiamo precipitando, Mi piace, ma non è pericoloso. Sto per prendere l'aereo, papà. Perché io voglio volare. Voglio diventare una persona normale. Beh, adesso c'è proprio la grande paura delle sale, di capire o no se la gente andrà a vederlo o no. Che devo fare? È l'ultima prova. Però mi sono anche abbastanza tranquillizzata sul film, perché l'hanno visto un po' di persone, mi hanno detto che si sono un sacco divertite, che è una cosa che gli è piaciuta, che ho affrontato un tema anche così leggermente diverso. Staremo a vedere se è un messaggio che è passato anche a chi poi dovrà andarlo a vedere, speriamo. E hai ripreso l'aereo da quando hai fatto il film? No, non l'ho ripreso. Adesso c'ho un biglietto che ho cambiato in varie cose, perché dovevo andare in un posto, poi non me la sono sentita, poi l'ho ricambiato, non ci sono andata. Ora è l'ultima chance, poi non lo posso più cambiare e quindi forse dovrò andare a Londra. Come la tua protagonista alla fine del film. Senti, ma invece per quanto riguarda i gruppi di supporto, come quello che hai raccontato nel film, ne hai incontrati alcuni? Hai fatto un po' di ricerca in merito? Come hai organizzato il lavoro in quel senso? Non sono certamente tutte le loro storie, ne abbiamo anche inventate altre, perché appunto i due sceneggiatori, la Leondef e Leotti, sono stati spediti da qui presente a fare il corso anche loro qui in Ita. Perché volevo che capissero di che cosa stavo parlando, quindi hanno incontrato altre persone che sono sommate ma le storie che vengono fuori sono molto più strane, paradossali, perché comunque c'è anche tanta gente che magari appunto viaggia tanto, ma viaggia con tanta paura, magari anche persone importanti che sono così, oppure persone appunto che non hanno mai preso l'aereo, oppure persone che devono raggiungere dei loro parenti e non ce la fanno, oppure deve cambiare proprio vita, quindi è ulteriormente spaventato da questo, perché il viaggio è anche un po' la metafora del cambiamento, e quindi c'è un'umanità molto interessante da conoscere. Senti, e prossimi progetti in ambito registico, se si può magari dire qualcosa? Magari, non lo so, vediamo, sai, deve andare bene questo film, poi può stare più tranquillo. Personalmente mi andrebbe molto, molto. Grazie. Niente. Grazie mille. Ciao. Bellissimo, devo dire, è riuscitissimo. Ciao. 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 Qui c'è un microfono, pronto, vai. Allora, la mia prima domanda per te, Giulia, anche per Euridice, è cosa avete pensato quando siete stati chiamati per questo progetto e com'è stato essere diretti da Margherita? Vai. Che figata quando sono stata chiamata, perché poi Margherita, la favolosità di Margherita è che nel momento in cui doveva chiedermi se potevo fare questo provino per lei, sembrava che mi stesse proprio facendo un favore, ti prego, se ti va non ti voglio disturbare, se vuoi venire a fare... Cioè che tu stessi facendo... Esatto, brava, esattamente, per cui insomma era già un po' strana di per sé la situazione. Sono stata molto contenta alla fine quando sono stata selezionata, e lavorare con lei è magico, veramente. Magico. Sei unica. Unica. Tieni.
Allora, no, dico, no, devo dire, mi ritrovo nelle parole di Giulia e anche di Elena Sofia Ricci, che l'aveva raccontata a Sanremo, perché è andata un po' così, cioè lei ha detto adesso ti faccio leggere una cosa, però magari ecco, non è bella, me lo puoi dire tranquillamente se non ti piace, è una situazione paradossale, ed era una sceneggiatura ovviamente bellissima, poi ho detto io farei qualunque cosa, per cui insomma sono molto felice di esserci, ed è stata una bellissima esperienza essere diretti da una regista che è anche attrice e che ha quel tipo di sensibilità. Per cui insomma meglio non poteva andare. E qui apriamo. Com'è stato lavorare con tua madre? Allora, com'è stato? La prima volta mi hanno messo male. Allora, è stato molto bello, è stato un passo molto importante per entrambe, perché comunque abbiamo scelto in maniera molto, molto consapevole di fare questa cosa insieme, questo debutto mio al cinema insieme. Era anche un po' per proteggerci in un certo senso, cioè prendere in mano questa situazione che esiste, che è il fatto che io sono figlia sua, ho scelto di fare lo stesso lavoro, e quindi è stato bello, è stato importante, è stato bello. Allora, una domanda per tutte e tre, sì. Voi avete paura di volare, come avete vissuto questo tema? Vado io, perché sì, sono quella che sta messa peggio. E allora sì, ho paura di volare, paura anche del treno, della nave, di tutto ciò che non guido io, e da posti dai quali non posso scappare. E, cosa? Non sembra, dico, non c'è la faccia di una che ha paura. So. Cioè, giusto la macchina, sì, sì, esatto. No, però faccio tutto, però ecco, non lo faccio alla leggera. E quindi questo film in qualche modo è stato catartico, e poi ho imparato un sacco di nozioni tecniche che non sapevo. Anche purtroppo io. Ho imparato anche che l'aereo ha un'ala sola, che non mi è piaciuto molto, quindi delle cose cerco di rimuoverle, altre invece me le ricorderò nel prossimo viaggio. L'aereo non si spezza, l'aereo non è pericoloso. No, qual era la domanda, se avevamo paura? Io ho paura della Vespa Orientalis, che non so se c'entra qualcosa. No, dell'aereo in particolare no, nel senso che non mi fa piacere, anch'io non lo prendo proprio alla leggera. Però scusa, non è una se cosa... entra la Vespa sull'aereo. Se entra la Vespa nell'aereo lo faccio cadere io l'aereo, diciamo. Però beh, basta, l'aereo non si spezza. L'aereo non si spezza, non è pericoloso. Allora, io personalmente non ho così tanta paura come magari il mio personaggio Roberta. È chiaro che non sono completamente a mio agio, perché quando si vola bisogna fidarsi, non si può controllare, bisogna lasciarsi andare, quindi è un po' quello che credo inconsciamente poi ci faccia paura, vero? Sì. E un episodio particolarmente divertente sul set che ci potete raccontare, qualche aneddoto? Io sono negata nel ricordo degli aneddoti, cioè non mi viene mai niente, come se non ci fossi mai stata, prego. Hanno girato a casa mia, perché poi il film è girato dove vivo io, con mio papà, e una cosa divertente che poi c'è anche del tragico dentro è stato che hanno montato delle lastre di ferro che non ci avevano detto, quindi un giorno mio papà, aprendo la finestra per prendere una sana boccata d'aria, è stato praticamente decapitato da una trave di ferro. Però a parte questo, tante altre scene divertenti. Dai, tu ce n'hai un po'? No. Dimmi una di quelle. Vabbè, che mi hai detto prima. Ma sai, abbiamo riso fino adesso. Sono proprio due deficienti, guarda. No, mi viene in mente Margherita in accappatoio sul Piwi, così, che girava però era un accappatoio, perché la scena prima l'aveva fatta in questa specie di spa, e quindi la vedevi dietro la camera nei modi più disparati. Però sì, insomma, ce ne sarebbero tanti, siamo qui. È vero, non te ne ricordo. Sai, zitta. Ce ne sarebbero tanti che vi diremo nella prossima intervista. Che non ci ricordiamo. Esatto. Devi trovarti un uomo. Ma no, ma perché, poverino? Certo. Saluta. Insieme, dai. Uno, due, tre. Un saluto agli amici di Hotcore. Negate. Ciao. Negate. No, dillo però. Non hai detto Hotcore. Hotcore. Un saluto agli amici di Hotcore. Buona la prima.